La seduta del 3 marzo. Le elette con il sottosegretario Davico. Romanzo di Edith Bruck. Torino e il Piemonte sulle scatole di latta. Lezione sulla piaga dell'usura ad Alessandria. Il Consiglio regionale ha svolto un ampio dibattito sulla società Interporto Torino, nata nel 1980 con capitale misto, per la realizzazione del centro intermodale di Orbassano. L'Assemblea ha deciso di affidare alla Commissione Trasporti il compito di acquisire maggiori informazioni sullo sviluppo dell'assetto societario di sito. Il Consiglio ha poi proseguito l'esame del dimensionamento delle autonomie scolastiche e statali. Il sottosegretario agli interni Michelino Davico è stato ricevuto il 27 febbraio a Palazzo Lascaris dal presidente del Consiglio regionale Davide Gariglio, dalla vicepresidente Mariangela Cotto e dalle consigliere della Consulta delle elette Maria Cristina Spinosa, Paola Pozzi, Graziella Valloggia e Angela Motta. Un incontro operativo sul problema della raccolta dati si è poi svolto con i giornalisti che hanno curato la ricerca sulla violenza contro le donne in Piemonte. Il Comitato Resistenza e Costituzione ha presentato il 4 marzo a Palazzo Lascaris il recente romanzo Quanta stella c'è nel cielo, scritto da Edith Bruck, ebrea ungherese scampata in lager, che dagli anni 50 è cittadina italiana. Ne hanno discusso con l'autrice e il vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Placido, delegato al Comitato, gli storici Bruno Maida e Anna Bravo e Maria Rovero del Museo Diffuso della Resistenza. Dall'inizio di marzo la Biblioteca della Regione Piemonte via Confienza 14 a Torino ospita la mostra Immagini di Torino e del Piemonte attraverso le scatole di latta. Nella rassegna sono esposte circa 100 scatole appartenenti alla preziosa e più vasta collezione raccolta nel corso degli anni da Sylvie Mola di Nomaglio. Venerdì 6 marzo si tiene ad Alessandria presso l'Istituto Superiore Leonardo da Vinci una lezione a cura dell'Osservatorio regionale sull'usura. Intervengono il componente dell'ufficio di presidenza delegato all'Osservatorio Marco Botta, il colonnello dei Carabinieri, dirigente del centro operativo della DIA Torino Fabio Sanella e l'esperto dell'Osservatorio Antonio Rossi.